Chiudi gli occhi per bene. Vai al mio tre. Puoi uscire. 1, 2, 3, via. Sei troppo carina, sei adorabile. Non è detto che lo prendiamo, anche perché se non va d'accordo con Luce non lo possiamo prendere. E come tu sai, bisogna riportare indietro ora Alba. Ciao a tutti ragazzi, come vedete non sono in casa, sono fuori vicino alla macchina. Giorgia è a casa con la mamma, che la mamma la sta vestendo, la sta preparando, ma a sua insaputa gli stiamo preparando una super sorpresa. Vi ricordate che qualche settimana fa abbiamo fatto la festa di compleanno del nostro cagnolino Lucio, e se non l'avete visto andatelo a vedere. In quell'occasione lì praticamente c'erano diversi cagnolini che sono venuti a trovare Lucio, che erano i compagnetti di Lucio, tra cui c'era una cagnolina che si chiama Alba, che è un cane trovatello. Giorgia in quell'occasione lì si era innamorata tantissimo di quel cagnolino. Dopo però che cosa è successo? Che a fine serata il padrone l'ha portata via. Giorgia è scoppiata in un fiume di lacrime e gli si era promesso che quando voleva poteva andarla a trovare. Fino ad oggi non ci siamo riusciti. Allora che cosa ci è venuto in mente a me e alla mamma? Di prendere il cagnolino e portarla a casa. Quindi adesso che cosa farò? Prendo la macchina. Vado da Alba, la prendo, la metto in macchina, la porto a casa e sono proprio curioso di vedere che faccia farà appena si vedrà il cane davanti. Se lo siete anche voi, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. E adesso andiamo a prendere Alba. Alba, sei arrivato? Sì, sono arrivato, vieni, vieni, guarda, guarda che c'è in macchina. Vediamo. Sei pronta? Ciao Alba! Vieni, vieni. Vieni giù. Ok. Alba, guarda che siamo arrivati, qua c'è casa nostra, qui c'è la mamma, Sei tu po', ma Giorgia dov'è? È in camera sua che sta giocando col cellulare. Ma non si aspetta niente? No. Non sa nulla? No. Sta giocando e basta? Sì. Alba, hai sentito? Ora gli facciamo la super sorpresa. Ok, io direi di andare. Vai, andiamo. Andiamo. Andiamo, Alba. Piano, perché dalla finestra la signorina Giorgia potrebbe sentire, capito? Alba, non abbaiare. Giorgia, dove sei? Posso? Che fai? Guarda il telefono. Come sempre, come tutte le mattine. Meno male che tra un po' inizia la scuola. Sento un po', potresti staccare il cellulare per qualche minuto e venire giù insieme a me? Che io e la mamma ti abbiamo preparato una super sorpresa? Ok, arrivo. Va, mettete le ciabatte per favore. Sì. Ok, vabbè, sono pronta. Sei pronta? Sì. Sei emozionata? Non so che sorpresa mi avete fatto. E quindi non sei emozionata? Beh, sì, sono emozionata. Però non ti interessa perché non sai che sorpresa è. No, sì, vabbè, dai, andiamo. Andiamo, ok. Aspetta, non guardare. Facciamo così. Cinzia, senti un po', per non rovinare la sorpresa, nasconditi da qualche parte. Mettiti nel disimpegno, vai. Vai, perfetto. Perché sennò Giorgia, scendendo le scale, vede la sorpresa ed essendo una sorpresa non la deve vedere. Ci sei, Cinzia? Vai. Aspetta, Cinzia, non arrivare, eh. Vieni, 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 vieni. A questo punto vieni qui, chiudi gli occhi per bene, proprio Sì. attappati. Quanti sono questi? 5. Allora! Ma non sto guardando! A questi quanti sono? Uno? No, perfetto, allora ci sei. Chiudi bene. Cinzia, ci sei? Vai, al mio tre, puoi uscire, 1, 2, 3, via! Aspetta, non aprire, Giorgia, non aprire, non aprire. Ora puoi aprire? Giorgia? Te l'aspettavi? Alba, vieni qua. Sei contenta? Sei contenta? Alba, oh, che carina, grazie. Che dici? Che si fa adesso, Giorgia? Allora, il nome ovviamente non glielo possiamo dare perché il nome è il suo, si chiama Alba. Alba.
Ora io la domanda mia è, Giorgia, Alba come grandezza di cane è molto più grande di Lucio. La sapresti gestire? Perché già con Lucio fai fatica. Credo di sì, babbo. Allora facciamo così, Giorgia, io direi di portarla un po' fuori perché è stata un po' in macchina, quindi magari dovrà fare la pipì. Sì, certo. Ok, per adesso portiamola fuori e poi ti spieghiamo però questa sorpresa come funziona, ok? Ok, babbo. Vai. Ma ti ricordo che Alba ha un anno, quindi... È già grande? Sì. Facciamolo un po' esplorare. Anche se c'è già stata a casa mia, però... Quando c'è stata? Vediamo, lo ricordiamo ai nostri amici che magari non hanno visto il video. Scrivetelo nei commenti se l'avete visto. E se per non coloro che non l'hanno visto, invece, quando è stata a casa nostra, Alba? Per il compleanno di Lucio. Di Lucio, esatto. Cinzia? Sì? Può venire un attimo? Cinzia, mi sa che ora abbiamo però un piccolo problema. Quale problema? Allora, prima sono stato fuori con Giorgio per vedere se andava bene con Alba. E già lei sta facendo dei pensieri futuri, domani, dopodomani. Mi sa che bisogna dirgli qual è il problema ora del cane. Cioè, nel senso, lei non sa come andrà a finire. Che dici te? Allora, Salvo, prima che sia troppo tardi, che si faccia strane idee, chiamiamola Giorgia, prendiamo lei e Alba e la mettiamo seduta sul divano e gli spieghiamo la situazione. Oh, Giorgina, sei qui? Sì. Senti, potresti venire a casa con Alba che io e la mamma ti dobbiamo dire una cosa? Ok. Allora, senti un po', Giorgia, la mamma ti dovrà dire delle cose per quanto riguarda Alba, ok? Quindi ascoltala bene. Cosa, babbo? Sono curiosa. Vai. Mamma, se ci sei, digliela tu questa. Certo, allora Giorgia, oggi come vedi abbiamo portato Alba a casa, sì. Ok? Però a noi piacerebbe un sacco adottarla, ok? Come a te, va bene? Però abbiamo un altro cagnolino in casa? Sì. Quindi dopo li faremo incontrare, vediamo come si comportano e vediamo come va la giornata, ok? Quindi stasera purtroppo Alba torna dal padrone attuale, va bene? Però questa oggi è una prova per vedere se può diventare la sorella di Lucio. Sì, ok, dai mamma mia, lo facciamo conoscere Lucio. Ok, però Giorgia, hai sentito bene? Capito, che amore. Più tardi, in serata, il cane lo riportiamo al suo padrone. Ok, Giorgia? Non è detto che lo prendiamo, anche perché se non va d'accordo con Lucio non lo possiamo prendere. Esatto. Va bene? Cinzia, vogliamo spiegare ai nostri amici da casa da dove viene Alba? Alba ha un anno ed è stata trovata quando era più piccolina su una spiaggia. Era un cane da spiaggia, un canino abbandonato. È stata presa e accolta in una famiglia, però questa famiglia ha tanti cani, quindi Alba è in cerca di una famiglia tutta per lei che si possa occupare più di lei con tanto amore. Ecco ragazzi l'incontro con Lucio, che lui è molto possessivo, che questa è casa sua, eh? Ma sembrano quasi felici, D'altra parte, ragazzi, come sapete, Lucio ha 11 anni e quindi è... Sembrano quasi contenti. Per adesso si stanno annusando, Giorgia, che dici? Sembrano che vanno d'accordo. Vediamo. Ragazzi, Alba è da prima che voleva salire su. Ok, qua c'è il mio letto dove dormirai insieme a me. Sì, lo so, ci sono le mie scarpe, ti usano un po' di naso. Adesso facciamo una prova se Alba dormirà con me sul letto. Alba, stai? Brava! Alba? Ah, vero, deve un po' odorare. Che odorino c'è qui? Sento l'odore di Lucio perché tutte le mattine ci viene. Ti voglio tanto bene, Alba. Alba, speriamo che babbo e mamma vogliano che te rimani qua con me. Oh, sei troppo carina. Sei adorabile. Ok, è scesa.
Ragazzi, c'è un piccolo problema diplomatico, se si può dire così. Alba sta giocando con un gioco di Lucio. Ora Lucio in casa non sta vedendo niente, ma se si accorge mi sa che litigano. Guardate, ha preso la renna di Lucio e ci sta giocando e la sta anche rompendo. Giorgia, perché gliel'hai data? Io non gliel'ho data, era lì. Era lì. Alba, me la dai per favore? Sì, lo so, si sa alzare le zampe. Alba sta esplorando la casa da sola. Bravo, sperando che non faccia la pipì da qualche parte. Bravo, okay. Lucio. No, Lucio, seduto. Guarda Alba che brava. Brava Alba, bravissima Alba. Brava Alba, ma sei bravissima. Anche Lucio, dai, anche Lucio è bravo, bravo. Oh, guarda come sono attenti. Potere di un bocconcino, cosa fa? Siamo a pranzo, io mi sto facendo una piedina, Giorgia sta mangiando e c'è Alba che non mi leva gli occhi di dosso. Forse vorrà qualcosa. Alba, che cosa c'è? Ah, seduta, cosa c'è? Non ti posso dare il prosciutto. Ora Alba, che dici, mi fai mangiare per favore e non mi osservi? Che mi metti in soggezione? Ragazzi, io sono contentissima che c'è Alba a casa mia. Oh, che carina che è. E se siete d'accordo con me, lasciate un bel pollicione e iscrivetevi al canale, ma soprattutto andate ad ascoltare la nostra canzone Avventure in Famiglia. O aiuto, mi stava tirando. Ragazzi, saranno passati forse 3 ore, non lo so, comunque tante ore, abbiamo terminato di pranzare, abbiamo preso il caffè e tutto, e Giorgia non si stanca di giocare con il suo temporaneo nuovo cagnolino. Se non sbaglio sono fuori che stanno giocando, andiamo a vedere perché non vorrei che gli sia scappata. Giorgia, allora che dici? Come va? Babbo, va benissimo. Alba? Mammi? Che state facendo? Stiamo giocando con la ciabattina. Di chi è quella ciabatta, Giorgia? È di Lucio. Oh, ragazzi, hanno preso un altro gioco di Lucio. Secondo me Lucio sarà arrabbiatissimo che gli sta rompendo tutti i suoi giochi. Brava Alba, vieni qui, appala, vieni qui Alba. Oh, quanto corre, ma è velocissima. Aspetta, voglio provare anch'io. Alba, mi dai la ciabatta per favore? Hop, lascia. Non me la lascia. Ah, presa. Ora, aspetta. Hop, fregata. Vieni. Hop, oh, ma quanto salta ragazzi, ma salta tantissimo. Vediamo. Vai, sa, Alba. Hop, e via. Brava Alba, vieni qui. Oh, oppala. Ragazzi, ma è un fulmine Alba. Comunque ragazzi, come vedete, Alba si sta veramente divertendo con noi. Giorgia gli piace veramente tanto, quindi dopo sarà veramente difficile prendere una decisione se Alba rimane qui con noi o diciamo prenderci ancora del tempo e riportarla dalla sua padrona. Alba che rimane con noi. Non lo so Giorgia, dobbiamo consultarci e poi vediamo, ok? Alba, mi è venuta un'idea. Che ne dici se vieni con me a fare il giro sul mio nuovo quad? Allora, io guido e te stai dietro a corsa e ti tengo al guinzaglio, Brava Alba! Brava Alba! Sei stata bravissima! Però secondo me ti è venuto un po' di sete, vieni in casa che ti faccio bere. Ragazzi, speriamo bene che mamma e babbo decidano di adottare Alba, perché io mi sono innamorata di Alba, cioè ci sono affezionata un sacco. Comunque è stata bellissima questa sorpresa. E speriamo, incrociamo le dita. Ragazzi, è arrivato il momento brutto. Vediamo Giorgia a questo punto cosa farà, cosa dirà. Vediamo. Giorgia, dove sei? Vieni. Dov'è Alba? Alba, vieni. Giorgia, siete un po'. Allora, e si è fatto tardi, la giornata è quasi finita e come tu sai bisogna riportare indietro ora Alba. Dai. Giorgia, dai, lo sapevi. Dai, Giorgia. Come? Voglio che resta qua! Amore, intanto comunque bisogna portargliela. Guarda, ha visto? Anche lei è un po' dispiaciuta.
Dai Giorgio, lo sapevi, te l'avevamo detto che non è che il cane rimaneva qui oggi, era una prova, si portava qui, si controllava se stava bene con noi, se stava bene con Lucio, però bisogna portarlo indietro, Domani può rivenire. Come? Domani può tornare. Domani non lo so Giorgio, bisogna vedere se i suoi padroni vogliono. Okay. In ogni caso valuteremo se eventualmente prendere e lasciarla qui per sempre. Ok. Però adesso bisogna portarla da suo padrone. No. Vuoi che rimanga qui? Ma non possiamo, Giorgia, Anche perché non abbiamo la sua cuccia, non ci abbiamo il suo mangiare, non ci abbiamo nulla, bisogna che comunque ritorniamo a casa del padrone a farci dare tutto. Ma in ogni caso, oggi non possiamo tenerla qui. Non sapevo andava a finire così. Giorgia, però facciamo così. Se ammettiamo e la mamma decidiamo di prendere Alba con noi, ok? Ti prendi la responsabilità di portarla la mattina fuori, il pomeriggio, la sera, quando ha bisogno, l'accudisce, tutto quanto? Sicura Giorgia? È una promessa? Una promessa che stai facendo a me, alla mamma e a tutti i ragazzi che ci seguono a casa. È promessa? Ragazzi, avete visto? Ha promesso che in caso in cui dovessimo prendere Alba, lei si impegnerà ad accudirla e a pensare a lei per ogni cosa. Ora Giorgia prendi Alba, prendi il guinzaglio che la portiamo dal suo padrone, va bene? Guarda, torna da Alba, vai, abbracciamo, vai. Avete sentito, Giorgia non l'ha presa tanta bene. Immaginavo che poteva succedere una cosa del genere, però se vogliamo prendere Alba con noi e toglierla, diciamo, dalla sua prima casa, bisogna farlo in modo graduale. E niente, Giorgia è ancora su che si sta lavando la faccia, ma sta piangendo di brutto. E niente, vediamo come andrà a finire. Giorgia, ci accompagna anche te? Ok. Vieni Alba, su. Alba. Sali. Sali. Allora, vi siete messi comodi? Sì. Si va? Ok ragazzi, siamo arrivati. È il momento di lasciare Alba e i suoi padroni. Alba, vieni. Giorgia, vuoi scendere anche te? Vieni. È arrivato il momento di lasciarla. Sì amore, bisogna lasciarla al padrone, Ciao Fabio. Buonasera. Ciao Alba. Allora senti, Alba è stata bravissima. Non ha litigato con Lucio. Ok. Gli ha rubato qualche giocattolo. Ok. Ok, però è stata brava. Vale. È bimba. È molto bimba. E quindi fa come i bimbi. Siamo andati a casa. Fare una passeggiata a giro. Giorgia addirittura l'ha portata con il quad. Lasciala. Sì. L'ha portata anche con il quad. Quindi valuteremo eventualmente se è il caso di adottarla, se per voi va bene. Però io ne sarei contento perché so che con voi sta bene, c'è tanto amore. Va bene Giorgia? Vieni qui, abbraccio. Perché in realtà poverina ha pianto un po' prima quando abbiamo dato la notizia che dovevamo portarla indietro. L'ho visto anche al compleanno, che non volevi lasciarla. Giorgia, va bene, dai, saluta e che si va via. Ciao. È un po' triste. Ciao, grazie Fabio. Ciao, grazie a voi. Ciao. Piange di nuovo. Ciao Alba, ci si vede presto. Vai abbracciare, vai. Ragazzi, siamo tornati. Alba è ritornata al suo attuale padrone. Giorgia è ancora dispiaciuta, gli manca troppo. Infatti, guardate, gli ha fatto anche la fotografia per avere come una foto di ricordo. Si vede? E niente Giorgia, ti ho promesso che ora io e la mamma se ne parla e poi magari la facciamo venire di nuovo, va bene? Dai, dammi un abbraccio. Dai Giorgia, dai, e così fai piangere anche i bambini da casa. Scusa, che cosa mi avevi detto prima quando la telecamera era spenta? Che oggi è stata una bella sorpresa. È stata una bella sorpresa, però se finiamo così non è più una bella sorpresa. Dai. Ok ragazzi, facciamo così.
ora vi salutiamo, così cerchiamo di consolare un po' la Giorgina. Quindi non so, scrivete nei commenti un vostro parere, se anche a voi vi è piaciuta Alba, se secondo voi la dobbiamo adottare. E niente, se questo video vi è piaciuto lasciateci tanti like, iscrivetevi al canale e se ancora l'avete fatto attivate la campanella degli aggiornamenti. E io e Giorgia, molto triste, vi salutiamo con un grande wow. Dai Giorgia, vieni qua. Alba.